Allora, io dico che il primo tempo abbiamo giocato male, perciò non mi nascondo e dico la verità. Abbiamo giocato male, un po', i giocatori dicono un po' solo in faccia, era un po di... non era facile e perciò abbiamo sbagliato moltissimo, abbiamo giocato male. Fase difensiva. Loro non avendo riferimenti in avanti venivano tutti a raccordare, a giocare in mezzo al campo e ci hanno fatto un gran possesso perché avevano tanti giocatori. Macin, Galano, Memusciai venivano ad aiutare i centrocampisti e perciò noi eravamo in inferiorità. O li seguivamo con i tre di dietro, ma tante volte era difficile e hanno palleggiato. Però diciamo che tiri in porta hanno fatti pochi. Secondo tempo abbiamo giocato meglio, credo che questa squadra Difendendo in questo modo ha i suoi vantaggi, vedendo anche le partite, quanti tiri ci fanno e quanti gol si prendono. E cosa dobbiamo fare meglio è quando abbiamo la palla, dove dobbiamo essere più lucidi, dobbiamo fare scelte migliori, dobbiamo avere più personalità nel, nel proporci. E per più minuti possibile. Neanche la Juve fa 90 minuti di, di possesso di grande calcio ma neanche 5 perciò noi dovremmo fare qualcosa di più secondo te l'abbiamo fatto infatti abbiamo avuto le nostre occasioni anche in contropiede qualcuna ha fatta Benino però diciamo che il secondo tempo è stato abbastanza buono il primo male però non ci hanno mai tirato no ma io sono, sono contentissimo per la classifica per i risultati adesso adesso sono contento quando attacchi tre vittorie ti tiri un pochino su sono contento per tutti perché perché è giusto così abbiamo lavorato bene per me dopo con umiltà anche quando abbiamo preso le bastonate, siamo stati umili, abbiamo fatto poche, poche sceneggiate, ci siamo messi a lavorare noi con i ragazzi, la società è stata lucida anche nel momento brutto, tutti hanno messo un pizzico di qualcosa per creare comunque una situazione e un risultato decente fino adesso, non siamo nei primi, ne abbiamo staccato nessuno, non abbiamo fatto niente, però adesso inizia a essere diciamo, interessante la situazione.